Ride or Die. Max è una testa calda, un ragazzo che si è trasferito dall'Europa in America per cercare fortuna, senza nessuno, senza niente in tasca, ma con la sua determinazione. È il classico ragazzo spericolato, molto incosciente anche nel suo modo di porsi. Che non pensa alle conseguenze delle proprie azioni e che se la gode fino in fondo. Della coppia di sicuro è quello più istintivo, è un malato di adrenalina, ma è anche uno che scopriremo dare un certo valore all'aspetto dell'amicizia. Ma tu sei matto. Max has gambling problems. He is kind of a bit of a maverick. It's the rebellious, kind of an active dude and a hero. He is the one, I'd say, who's doing most adventures and very fearless. Definitely fun to be around with. È un amante del rischio, quindi dovunque può lo va a cercare. È un po' il Joker della situazione. Max è il classico amico che vorresti avere, che però finisce inevitabilmente per trascinarti nei guai. È uno contento di fare quello che fa, è contento di potersi mettere in gioco. Capisce che questa può essere un'occasione per lui. Ovviamente è lui che spinge Kyle a accettare questo contest di cui si sa pochissimo e sarà lui a far degenerare tutto in maniera forse irrimediabile. O forse no, chi lo sa. Ciao ragazzi, restate ancora con me per qualche curiosità. Lo sapevate che nella trilogia di Il Signore degli Anelli non ci sono mai scene in cui due donne parlano da sole? L'avevate notato? Steven Spielberg è la persona che viene ringraziata più spesso dai vincitori degli Oscar. Pare che sia così. Dio è solo al sesto posto, dopo Peter Jackson. E infine sapevate che il primo film di Sylvester Stallone è stato un porno? Sì, sì, sì. Si chiamava The Party at Kitty and Stutz. Mi sa che lui faceva stud. Le sapevate? Per altre curiosità e aggiornamenti vi aspettiamo anche su Instagram e Facebook, trovate i link nella descrizione del video qui sotto. A presto, ciao da Valeria!